Diamo subito inizio alle danze con Davide Danelon, ingegnere informatico, imprenditore, si occupa di consulenza, membro di OWASP e coautore della OWASP Testing Guide versione 4. Ci parlerà di cross origin resource sharing, delle sue problematiche e di come risolverle. La parola a Davide, grazie. Grazie, mi sentite? Sì? Ok. Grazie Yvette per l'introduzione, già che ci siamo ringrazio anche Mario e tutto lo staff di Akimbo per l'organizzazione di questo fantastico evento. Allora, io sì, mi occupo appunto di sicurezza applicativa da ormai svariati anni, ho recentemente fondato la Be Defended, che è appunto una società che opera nel settore della sicurezza applicativa del cloud. Mi occupo quindi di attività come penetration test, code review, sia di applicazioni web che mobile, attività di formazione, sviluppo sicuro e così via. Ma direi non perdiamo tempo con queste cose, tanto ci sono argomenti più interessanti di quello che faccio io nella vita. Quanti di voi hanno già sentito parlare di CORS? Cross Origin Resource Sharing? Ok, un buon numero. Allora, vorrei intanto tranquillizzare tutti coloro che invece non ne hanno mai sentito parlare, per due motivi. Primo motivo, perché anche se non se ne sono magari mai resi conto, qua c'è la slide un po', anche se non se ne sono mai resi conto, ce ne avranno già avuto a che fare. E soprattutto adesso comunque vedremo un minimo di introduzione sui concetti fondamentali che stanno alla base del course, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Una volta fatta questa brevissima introduzione, parleremo di quelle che sono le tecniche di testing e di exploitation, parleremo di quelle che sono le cause che stanno alla base delle problematiche relative al course. E infine faremo una brevissima carrellata su quelle che sono invece le best practice per implementare in maniera sicura il course. Ok, quindi iniziamo appunto con una brevissima carrellata. Allora, il primo concetto da definire è il concetto di origine, ok? Possiamo dire che due risorse hanno la medesima origine se e solo se entrambe condividono lo stesso protocollo, lo stesso host e la stessa porta, ok? Quindi se prendiamo per esempio l'URL che vediamo in questa slide, ovviamente, bene, ok, è un po', non so come mai si è un po' sbiellata la slide, comunque ovviamente si intuisce che HTTPS è il protocollo, www.example.com è l'host e 8443 è la porta, ok? Perché questo concetto è fondamentale? Perché sta alla base della Same Origin Policy, che è invece un altro concetto veramente importante nella sicurezza applicativa. Benissimo. Va bene. Ok. Chi è che sta giocando con la rete, dai. È un altro concetto molto importante nella sicurezza applicativa che riguarda per esempio linguaggi di scripting client side, JavaScript per gli amici, e che viene implementata dai browser. E che cosa dice sostanzialmente la Same Origin Policy? Sostanzialmente stabilisce come una risorsa può accedere ad un'altra risorsa. Quindi facciamo un esempio: se io ho un JavaScript che viene eseguito nel contesto di una pagina web, questo JavaScript potrà accedere ad un'altra risorsa se e solo se entrambe le risorse condividono la medesima origine. Ok? Apro una piccola parentesi. Ci sono svariati modi per interagire cross origin, quindi tra origini differenti. Gli esempi che vedremo in questo talk riguardano appunto casistiche di appunto un JavaScript che viene eseguito appunto nel contesto di una pagina web e che accede appunto a una risorsa. Quindi
appunto, vediamo come i browser implementano questo controllo, ok? Sostanzialmente, supponiamo che il nostro browser debba effettuare un controllo riferito all'URL che vedete in questa slide. Ora, cosa succede quando, per esempio, come dicevamo, un JavaScript eseguito nel contesto di una pagina web raggiungibile a questo URL tenta di accedere ad una delle seguenti risorse elencate nella tabella? Sostanzialmente, nei primi due casi, l'accesso verrà consentito perché abbiamo la stessa origine, cioè stesso protocollo, stesso host, stessa porta. Negli altri cinque casi, invece, verrà negato. Perché? Perché almeno una di queste tre caratteristiche differisce, e quindi differisce l'origine. Ora, vediamo quindi una casistica standard, sempre con riferimento all'esempio che vi dicevo, nel senso che ci sono svariate modalità di interazione cross-origin, questa è una modalità. Quindi in una situazione standard, cioè senza course abilitato, adesso poi vedremo come si abilita, eccetera, eccetera, supponiamo di avere un utente che si logga su un'applicazione target. A questo punto l'utente apre un'altra tab sul browser e visita il sito web controllato da un attaccante. Okay? Questi restituisce una pagina che contiene un JavaScript che supponiamo effettui una richiesta rivolta alla nostra applicazione target. Okay? Quindi cosa succede? Che il nostro browser dell'utente invierà una richiesta che conterrà il cookie di sessione e l'header origin. L'header origin viene inviato quando appunto vi sono richieste provenienti da JavaScript e in questo caso conterrà l'origine dell'applicazione web dell'attaccante, quindi www.attacker.domain, col protocollo, eccetera, eccetera. A questo punto supponiamo che la nostra applicazione target risponda con dei dati privati dell'utente, perché comunque il cookie di sessione è valido, quindi restituisce dei dati dell'utente. Cosa succede? Che il browser a questo punto, per via della same origin policy, impedirà l'accesso al JavaScript richiedente di questi dati. Quello che vedete al fondo della slide è sostanzialmente l'errore che viene mostrato da Google Chrome in un caso di questo tipo, perché appunto, non essendoci il course abilitato, per via della same origin policy, le due origini sono differenti e quindi non viene concesso l'accesso ai dati. Ovviamente di qua noi dovremmo esserci già resi conto quanto è importante questa same origin policy, perché appunto impedisce a una generica applicazione di poter accedere ai dati di, non so, del nostro home banking, piuttosto che della nostra posta elettronica e così via. Ok? Quindi è un concetto veramente, veramente importante. Ora, dove iniziano i problemi? I problemi iniziano perché ci si sta sempre più muovendo, diciamo, da architetture in cui avevamo delle applicazioni che, passatemi il termine, anche se magari non è il più corretto, ma è per rendere l'idea, applicazioni, diciamo, monolitiche, che avevano quindi al loro interno tutte le funzionalità necessarie, ha un'architettura invece basata su microservizi, API terze e così via, dove sostanzialmente abbiamo delle applicazioni web che sono più leggere e poi cosa fanno? Sfruttano API terze, servizi terzi per offrire funzionalità aggiuntive. Ok? Come fanno questo? Una delle modalità è appunto facendo delle richieste cross-origin. Quindi sono stati diciamo sviluppati una serie di metodi per effettuare queste richieste cross-origin, di cui probabilmente, anzi sicuramente, il più conosciuto e il più utilizzato è il cross-origin resource sharing, CORS, che sostanzialmente che cos'è? È un meccanismo per rilassare la same origin policy e permettere in maniera del tutto controllata la comunicazione tra web application differenti, che quindi supponiamo essere servite su domini differenti e di conseguenza che hanno origini differenti. Okay? Come facciamo questo? Semplicemente configurando degli header lato web application, header che poi verranno verificati dal browser. Okay? Quindi
Rivediamo il flusso di prima, questa volta col corso abilitato. La prima parte è assolutamente identica, quello che cambia è la risposta che riceviamo dalla web application, perché oltre ai dati privati avremo anche gli header course. A questo punto il browser cosa fa? Effettua ovviamente un controllo su questi header. E qui ci sono due possibilità. La prima è se gli header consentono l'accesso a quell'origine, allora i dati verranno passati al JavaScript richiedente. Alternativamente, ovviamente, vale la same origin policy, come abbiamo detto prima, e quindi il JavaScript non avrà accesso a questi dati. Quindi, in questa slide possiamo vedere appunto un esempio di web application su cui è configurato il course. Evidenziati vi sono i due header principali coinvolti in questa configurazione, okay? Che sono appunto l'access control allow origin, che sostanzialmente specifica qual è l'origine che deve essere consentita, ed è l'header obbligatorio per configurare il course, e l'access control allow credential, che invece è un header opzionale, quindi potremmo anche non averlo, se non ce l'abbiamo ovviamente come se fosse posta false, e che sostanzialmente comunica al browser che l'origine indicata è autorizzata a effettuare richieste autenticate. Cosa si intende per credential? Si intende sostanzialmente cookie di sessione o HTTP authentication. Okay? Quindi in questo caso la web application sta comunicando al browser, guarda che l'origine identificata da https://example.domain è autorizzata a effettuare richieste autenticate e pertanto tu puoi prendere il mio bel payload e giraglielo al JavaScript che ce l'ha richiesto. Bene, cosa succede spesso? Come abbiamo detto, se noi stiamo sviluppando delle API o altro, è facile che dovremmo concedere l'accesso a molte origini. E qui iniziano i problemi. Perché? Perché le specifiche del course definiscono la possibilità di elencare queste origini una dietro l'altra. Il problema qual è? Che attualmente nessun browser supporta questa sintassi. Quindi noi potremmo pensare, vabbè, io devo, non so, concedere l'accesso a tutti i sottodomini di secondo livello e quindi magari potrei usare una sintassi del tipo, non lo so, come quella che si utilizza per i certificati SSL wildcard. Ok, quindi wildcard.dominio di secondo livello. No, non posso usare neanche questa sintassi. L'unica wildcard che è attualmente supportata è quella che concede l'accesso a qualsiasi origine. È chiaro che, insomma, già così non è di per sé la cosa più bella concedere a qualsiasi origine l'accesso. Ma c'è un altro problema, che non si può utilizzare la wildcard con l'allow credential posto a true. Quindi se io devo concedere l'accesso autenticato a una determinata web application, ovviamente non posso configurare la origin posto a wildcard. Questo cosa comporta? Comporta che spesso sia necessario configurare l'access control alla origin in maniera dinamica, cioè configurandolo basandosi sull'header origin che io ricevo dal client, dalla richiesta. Okay? E questo a sua volta cosa comporta? Comporta delle possibili problematiche. Prima di tutto lato sviluppo, perché io sviluppatore potrei per esempio dimenticarmi di implementare dei controlli sull'header origin. Prendo l'header origin e lo rifletto e basta. Oppure potrei implementare dei controlli, però magari implementarli in maniera non sicura. Ci sono però, diciamo, delle difficoltà anche lato testing, perché se io tester non invio l'header origin nelle mie richieste, potrei non accorgermi che c'è il course abilitato e quindi non accorgermi di eventuali problematiche. Oppure potrei non provare tutte le possibili origini e non accorgermi che magari un'origine controllata da un attaccante sia effettivamente consentita dall'applicazione. Ok, vediamo allora un po' il processo di testing e di exploitation. Il processo sostanzialmente può essere suddiviso, diciamo, in tre fasi. La prima fase è quella di identification, ok?
dove sostanzialmente noi andiamo a enumerare quelli che sono gli handler, gli endpoint, sui quali il course è abilitato. Una volta identificati, entriamo nella seconda fase, che è quella di analisi, dove sostanzialmente il nostro obiettivo è quello di vedere quelle che sono le configurazioni poste in essere, al fine di identificare una, almeno un'origine, un dominio controllabile da un attaccante e accettato dalla nostra web application. A questo punto, individuata una misconfiguration, entriamo nell'ultima fase, quella di exploitation, okay? Dove andiamo praticamente a dimostrare come un eventuale attaccante potrebbe sfruttare questa problematica. Quindi, fase di identification, ovviamente abbiamo detto, l'obiettivo è quello di trovare gli handler sui quali il corso è abilitato. Sicuramente le API, come dicevamo, sono un ottimo candidato. Cos'è importante qua? Come dicevamo prima, assicurarci di inviare l'header origin. Perché? Perché l'header origin, se noi non lo inviamo, soprattutto in situazioni in cui vi siano configurazioni standard con librerie o framework, se non inviamo un header origin, che tra l'altro deve essere tra quelli consentiti, non viene restituita la configurazione course e quindi noi non potremmo non accorgerci del course abilitato. Quindi vediamo, supponiamo di voler testare un generico handler, noi inviamo una richiesta simile alla seguente, che vedete ha l'header origin, che in questa fase è posto al target che noi vogliamo testare. Perché? Perché probabilisticamente è facile, è molto probabile, che il target stesso che noi stiamo testando sia tra le origini consentite. Se noi riceviamo in risposta l'access control alla origin, è ancora meglio se riceviamo anche l'access control alla credential, che però, come dicevamo, è opzionale, quindi potremmo anche non riceverlo, sappiamo che c'è il course abilitato. Quindi, cosa facciamo? Passiamo alla seconda fase, analisi. A questo punto noi dobbiamo capire qual è la configurazione posta in essere, ok? E qui cosa possiamo fare? Possiamo iniziare a, diciamo, giocare con l'header origin. Cioè, qual è l'obiettivo qua? Come dicevamo, trovare un'origine che sia controllabile da un attaccante e supportata dalla web application. Quindi vogliamo capire se ci sono dei controlli sull'header origin, se ci sono, quali sono questi controlli e quali sono gli header che ci vengono ritornati dalla web application. Supponiamo di aver identificato una misconfiguration, a questo punto entriamo nella terza fase, che è quella di exploitation. Qui abbiamo sostanzialmente due possibilità. La prima è exploitation with credential, è il caso, diciamo, migliore dal punto di vista di un attaccante e quindi anche di un tester. Perché? Abbiamo la allow credential posta true e potenzialmente siamo in grado di riuscire a rubare dati privati degli utenti. Adesso vedremo un esempio. Seconda casistica, without credential, cioè non abbiamo l'header allow credential posta true. Potremmo averlo, ma posta false, solitamente non c'è configurato. In questo caso siamo un po' più limitati nelle possibilità, nel senso che solitamente questa casistica si utilizza in concomitanza con altre vulnerabilità che magari non sarebbero altrimenti sfruttabili se non ci fosse la misconfiguration course. E vedremo due esempi anche di questa casistica. Exploitation with credential, caso, come abbiamo detto, migliore. Quali sono i prerequisiti? Allow credential posta true, come ovviamente abbiamo detto. Allow origin posto o a un dominio controllabile da un attaccante o a null. Perché? Perché io attaccante sono comunque in grado di forzare un utente vittima a effettuare una richiesta che abbia come origine null. E questo è supportato dai browser in concomitanza dell'allow credential posta true. Oppure, invece, no, non va bene la wildcard. Perché? Perché, come dicevamo prima, wildcard più allow credential posta true non è supportato. Quindi, in questo caso, se abbiamo la wildcard, non possiamo fare exploitation with credential. Quindi, vediamo il flusso di prima. Questa volta vediamo qual è il JavaScript che può inviare un attaccante per sfruttare
questa problematica. Quindi abbiamo il nostro utente loggato sull'applicazione target, visita il sito dell'attaccante, viene restituita una pagina che ha questo JavaScript. Cosa fa questo JavaScript? Effettua una richiesta diretta all'handler che lui sa avere una misconfiguration course e pone il flag with credential posto a true perché sa che la web application supporta l'allow credential. A questo punto il browser cosa farà? Invierà una richiesta di questo tipo che, come vedete, ha origine dominio dell'attaccante, cookie di sessione perché abbiamo with credential posto a true. Ok, viene inviata questa richiesta, la web application target risponde con i nostri dati privati dell'utente, quelli che l'attaccante vuole rubare, e la misconfiguration course, allow origin posto al dominio dell'attaccante, allow credential posto a true. A questo punto cosa succede? Il browser dice, bene, la web application target si fida di attacker.domain con credential, quindi io posso prendere il contenuto del payload e girarlo al JavaScript che me l'ha richiesto. Callback che prende il contenuto del JSON e lo logga, quindi l'attaccante è riuscito a rubare i dati dell'utente. Allora, vediamo, qua c'è la parte critica, se parte il mini video. Allora, questo è un esempio di una classica web application front-end che ha un front-end fatto in Angular che effettua delle richieste a delle API e poi la risposta viene ovviamente parsata e mostrata all'utente. Quindi vedete che cosa succede? Viene fatta una richiesta all'API che ha origine www.domain, cioè il dominio ovviamente originale, cookie di sessione, vengono restituiti i dati. A questo punto, che cosa succede quando l'utente che è loggato visita il sito dell'attaccante? Viene ovviamente restituito dall'attaccante il nostro bel JavaScript che abbiamo appena descritto. Questo JavaScript, come abbiamo detto, effettua la richiesta rivolta all'handler vulnerabile. Vediamo qua che cos'ha negli header. Abbiamo ovviamente origine, che è quella dell'attaccante, questa volta. Abbiamo cookie di sessione perché abbiamo with credential e nella risposta abbiamo allow credential posto a true, allow origin posto al dominio dell'attaccante. Quindi cosa succede? Che come abbiamo visto il browser passerà questi dati al JavaScript, che però è il JavaScript dell'attaccante che si è rubato i nostri dati privati. Ok? Vediamo ora un paio di casistiche di exploitation without credential, ok? Questa è la casistica, diciamo, peggiore, tra virgolette, dal punto di vista di un attaccante o di un tester. Prerequisiti, non abbiamo più l'allow credential posto a true, abbiamo solo più l'allow origin, che deve essere posto o al dominio controllabile dall'attaccante o a null, o questa volta anche la wildcard, va bene, perché non abbiamo più allow credential. Quindi, qua che cosa possiamo fare? Come vi dicevo, solitamente la si usa in concomitanza di altre problematiche. Per esempio, potremmo sfruttare il browser dell'utente vittima come proxy per raggiungere delle web application che non sarebbero direttamente raggiungibili dall'attaccante. Oppure potremmo sfruttare altre vulnerabilità, per esempio vediamo un caso di un Reflected XSS che non sarebbe altrimenti sfruttabile se non ci fosse la misconfiguration course, tramite client-side cache poisoning. Oppure, caso ancora più complesso, perché ovviamente ha una serie di prerequisiti notevoli, tramite server-side cache poisoning potremmo riuscire a poisonare una cache lato server e quindi, diciamo, tutti gli utenti che utilizzeranno questa cache saranno target del nostro attacco. Vediamo subito un esempio. Allora, quello che vediamo qua è una casistica di un Reflected XSS. Allora, come vedete, l'header custom XUser, il contenuto di questo header viene riflesso all'interno della risposta che riceviamo dalla web application. Non viene fatto alcun input validation e soprattutto nessun output encoding. Quindi abbiamo il classico Reflected XSS. Ok? Qual è il problema? Che è su un header custom. Quindi questa vulnerabilità qua di Reflected XSS non sarebbe sfruttabile se non avessimo la misconfiguration course.
ma noi siamo fortunati in questo caso, perché non solo abbiamo la misconfiguration course, vedete access control alla origin posto al dominio dell'attaccante, ma non abbiamo neanche l'header vari origin configurato. Cosa dice l'header vari origin? Sostanzialmente dice, se fosse presente, ma qua non c'è, che il browser non può utilizzare un valore che ha già, diciamo, in cache per quella richiesta nel caso in cui sia variato l'header origin. Ok? Adesso vedremo perché questo è importante. Allora, come viene sfruttato in questo caso la vulnerabilità? L'attaccante restituisce un JavaScript simile al seguente. Richiesta diretta all'handler vulnerabile con header custom xuser, con il nostro bel payload. Il browser quindi invierà questa richiesta con l'header xuser e il payload. Ma, attenzione, questa richiesta viene inviata a seguito della cosiddetta richiesta di preflight. Che cos'è una richiesta di preflight? È una richiesta che viene inviata dal browser nel caso in cui vi siano richieste complesse. Le richieste complesse sono sostanzialmente delle richieste che, come in questo caso, hanno degli header custom, quindi delle particolarità. Quindi il browser dice, aspetta, prima di inviare la richiesta vera e propria, voglio assicurarmi che la web application supporti gli header che tu vuoi utilizzare. Quindi invia prima una richiesta di preflight, chiedendo alla web application se supporta quell'header nel contesto, cioè della richiesta cross-origin, quindi supporti questo header per l'origine attacker.domain. Se la web application lo supporta, allora poi il browser farà la richiesta vera e propria. A questo punto poi la web application risponde con il nostro bel payload riflesso così com'è, la origin posto appunto all'origine dell'attaccante e non c'è il vario origin. Quindi cosa succede? Che il browser dice bene, la web application si fida di attacker.domain, quindi prendo il payload e glielo giro e già che ci sono me lo salvo in cache. Ora qui l'attaccante non se ne fa niente in realtà questa volta del payload, perché non è più una richiesta autenticata con dei dati dell'utente, no? Questo payload gliel'ha inviato lui, quindi lui non gli interessa avere questa informazione. Quello che l'attaccante vuole è far sì che quel payload venga eseguito nel contesto dell'applicazione target. Quindi cosa fa? Fa un redirect. Quando riceve questi dati, semplicemente fa un redirect. A questo punto il browser cosa fa? Fa appunto il redirect, che nel redirect non viene più inviato l'header origin, però cosa dice? Io ce l'ho già in cache questa pagina, perché devo richiederla? Non c'è l'header vari origin, quindi io posso utilizzare il valore in cache. E quindi non farà la richiesta, ma mostrerà il contenuto. E qui viene eseguito il payload. Vediamo velocissimamente anche qui la demo. Allora, vedete che la vittima visita il sito dell'attaccante, redirect e viene eseguito il payload. Vabbè, un semplice pop-up. Vediamo quelle che sono le richieste che vengono effettuate. Richiesta della vittima al dominio dell'attaccante. Restituito il JavaScript che abbiamo appena visto. Richiesta di preflight dal browser. Il browser fa la richiesta di preflight per sapere se XUser è supportato. XUser è supportato per l'origine www.attacker.domain. Ok? Perfetto. A questo punto allora il browser dice, bene, allora io invio la richiesta. La richiesta che ha header XUser con il payload, ovviamente l'origine, che è quella dell'attaccante, risposta, payload riflesso, header alla origin posto all'origine dell'attaccante, non c'è vari origin e quindi, come avete visto, viene eseguito il payload e soprattutto notate che non ci sono più altre richieste perché il browser non farà più altre richieste perché ce l'ha già in cache, ovviamente se ha mantenuto in cache il valore. Ogni browser si comporta in maniera differente, insomma, questo è un esempio fatto con Chrome. Dunque... perché non va più avanti? Ok. Vediamo un altro esempio, questo è invece riguardante una casistica di tunneling, cioè qua usiamo il browser della vittima come proxy per raggiungere una web application che non sarebbe accessibile dall'attaccante. Questo fa riferimento a una vulnerabilità che è stata individuata un paio di anni fa su IDE JetBrains.
Quali sono gli digit brand per, non so, tipo Android Studio, WebStorm, PHP Storm, per citarne alcuni? Cosa succedeva? Io vi rimando comunque al blog post per ulteriori dettagli. Cosa succedeva? Quando veniva avviato l'IdeaJet Brain, contestualmente veniva avviato anche un web server locale, quindi accessibile solo dall'utente. Su questo web server c'erano delle API esposte che avevano una misconfiguration course. Queste API permettevano di fare una serie di attività. Ora, cosa succedeva? Che se il nostro utente apriva il browser mentre aveva l'IdeaJet Brain aperto e visitava un sito web controllato da un attaccante, questi poteva restituire il nostro solito JavaScript che faceva delle richieste dirette a questo web server. Visto che le richieste provengono poi dal browser dell'utente, ovviamente lui può raggiungere il web server locale perché è sulla stessa macchina. Qui c'erano due possibilità. Se l'utente vittima aveva Mac o Windows, si poteva tramite l'API arrivare a remote code execution. Oppure, in tutti i casi, quindi anche se l'utente vittima avesse avuto Linux, l'attaccante poteva accedere a file arbitrari sul sistema. Come faceva? Perché queste API permettevano appunto di accedere ai file e li ritornavano nella risposta. Fin qui, diciamo che non sarebbe stato un dramma, non ci fosse stato la misconfiguration course. Perché con la misconfiguration course, sostanzialmente il browser restituisce, come abbiamo visto, la risposta al JavaScript dell'attaccante. Quindi sostanzialmente cosa succedeva? Che l'attaccante riceveva la risposta contenente il contenuto del file che aveva richiesto. Questa vulnerabilità ha fruttato la bellezza di $50,000 al ricercatore che l'ha individuata, visto ovviamente la gravità. Questo solo per dire che anche le problematiche without credential di fatto possono in taluni casi diventare anche molto molto gravi. Ok, abbiamo visto degli esempi reali dove però non c'era alcun controllo sull'header origin, cioè l'header origin veniva preso e riflesso nella risposta. Ci sono situazioni altre situazioni sempre reali dove invece ci sono dei controlli, ma questi sono bypassabili. Quindi vediamo qualche esempio sempre preso da casistiche assolutamente reali dove però ci sono dei controlli bypassabili. Supponiamo quindi di avere il nostro back-end developer, il nostro sviluppatore, e il nostro tester. Allora, cosa succede? Che il nostro sviluppatore dice: ok, ho fissato la vulnerabilità che mi hai segnalato implementando un controller e un controllo sull'header origin. Benissimo, vediamo questo controllo com'è. Supponiamo che il controllo sia di questo tipo: if origin, header origin ricevuto dalla richiesta, contains target.domain, allora configura access control alla origin. Questo è un esempio di generazione dinamica dell'header access control alla origin basato sull'origine ricevuta dalla richiesta. Cosa vuol fare qua lo sviluppatore? Vuole sostanzialmente concedere l'accesso a tutte le richieste provenienti da target.domain e da tutti i suoi sottodomini. Ok, qual è il problema qua? Il problema è che se il nostro attaccante ha un dominio di secondo livello del tipo attacker.com, cosa succede se questi registra un sottodominio del tipo target.domain.attacker.com? Succede che qualsiasi richiesta proveniente da questo dominio avrà un'origine che bypasserà quel controllo. Perché? Perché target.domain.attacker.com contiene la stringa target.domain e di conseguenza il controllo è bypassato. Ok, allora il nostro sviluppatore a questo punto dice: bene, ho implementato un controllo più robusto. Questa volta mettiamo che ho utilizzato delle regular expression. Va bene, vediamo come sono state implementate le regular expression. Okay. Supponiamo una regular expression di questo tipo. Sostanzialmente cosa fa? Verifica che l'origine termini con target.domain, per farla semplice. Ora, ovviamente, la casistica di prima non bypasserebbe più il controllo, però qua
l'attaccante cosa può fare? Potrebbe registrare un dominio, questa volta di secondo livello, del tipo notTarget.domain. Cosa succede? Che in questo caso, di nuovo, tutte le richieste provenienti da notTarget.domain terminano con target.domain e quindi il controllo è di nuovo bypassato. Ok? Ultima casistica, questa in realtà non è un vero e proprio bypass, però è una casistica molto comune e quindi mi piaceva, ci tenevo a mostrarvela e quindi l'ho inserita qua, anche se non è proprio un bypass. Spesso cosa succede? Che gli sviluppatori dicono giustamente: io non voglio fare un'implementazione custom che rischio di magari di fare casini, di introdurre problematiche. Utilizzo un'implementazione standard di qualche libreria, di qualche framework. Ottimo, benissimo. Però a me serve una configurazione, diciamo, base, semplice, quindi utilizzo la configurazione di default, la prendo dalla documentazione, la metto lì, mi va benissimo. Ok, quando un tester sente la parola configurazione di default dovrebbe sempre preoccuparsi. Perché? Perché cosa succede spesso? Che queste configurazioni di default presentano delle problematiche. E vediamo subitissimo un esempio. Questa è la documentazione del course filter implementato da Tomcat 9. Ok? Magari non si vede benissimo perché c'è tante informazioni. Comunque, cosa succede? Che è possibile configurare questa implementazione tramite una serie di attributi. Se voi però utilizzate la configurazione, per esempio, suggerita, quella minimal, ovviamente vi ritrovate che questi attributi hanno dei valori di default. In particolare abbiamo course allowed origins che accetta qualsiasi origine ricevuta dal client e course support credential che di default è true. Quindi siamo in una situazione che di default è non sicura, ok? Cioè almeno è la situazione, diciamo, più critica, perché do l'accesso a qualsiasi origine with credential. Ora, se voi immaginate che questo sia un caso più unico che raro, in realtà purtroppo non è così. Ho fatto una piccola ricerca e ci sono una serie di librerie, di implementazioni standard che hanno configurazioni di default non sicure. Spring Framework, implementazione di Spring Framework versione 4.2, 4.3, di default non sicura. Fanno leggermente meglio nella versione 5, perché almeno l'allow credential è posta false di default. Tomcat con il suo course filter versione 7, 8, 9 non sicura. eBay course filter library versione 1 default non sicura. Jetty 9 default non sicura. Rack course versione inferiore alla 1 di default non sicura. Sia chiara una cosa, si parla di configurazione, non è che ci siano vulnerabilità a livello di implementazione di queste librerie. Voi potete utilizzarle tranquillamente, basta che vi ricordiate di configurare gli attributi in maniera tale che non ci siano problematiche. Ok, allora abbiamo visto come attaccare il course, vediamo a questo punto invece come proteggerlo, cioè quali sono invece le best practice per implementare in maniera sicura il cross-origin resource sharing. Ok, prima di tutto evitare se non necessario. Quindi abbiamo visto quanto è importante la same origin policy, ok? Non andiamo a rilassarla se non è strettamente necessario, perché andiamo ad introdurre dei rischi. Mettiamo che sia strettamente necessario. Se possibile, cioè se conosciamo a priori le origini consentite, definiamo una whitelist piuttosto che utilizzare delle regex che facilmente diventano complesse da gestire. Permettere solo protocolli sicuri, HTTPS. Configurare l'header vario origin. Ci fosse stato l'header vario origin, nell'esempio del Reflected XSS non sarebbe stato esploitabile. Evitare l'allow credential se non strettamente necessario. Ok. Limitare i metodi consentiti. Se noi sappiamo che le nostre richieste course proverranno solo da richieste GET, possiamo limitare la configurazione course alle sole richieste GET. Limitare il periodo di caching. Quando noi facciamo una richiesta, cioè quando il browser fa una richiesta di preflight, la risposta con la configurazione viene cacheata
se noi limitiamo questo periodo di cache, siamo sicuri che se poi lato web application modifichiamo la configurazione, nel giro di poco tempo il nostro browser chiederà la nuova configurazione. Configurare gli header solo quando strettamente necessario, quando è necessario, quando ricevo l'header origin e quando l'origine è tra quelle consentite. E infine, porre molta attenzione alle configurazioni di default. Ok? Come abbiamo visto, qual è qua il suggerimento? Configurare sempre gli attributi, soprattutto quelli principali, in modo tale che anche se a seguito di un aggiornamento la libreria dovesse cambiare il comportamento di default, noi siamo tranquilli. Quasi finito, eh? Due secondi. Ok, allora, se diciamo l'argomento vi è interessato, volete maggiori dettagli, perché su alcune cose mi rendo conto che sono andato rapidissimo, volete vedere altre tecniche di bypass, perché qua ne abbiamo presentate solo un paio, volete avere reference delle ricerche che sono state fatte, su questa piccola guida trovate una serie di dettagli. E niente, io ho finito, se avete domande. Questi sono i miei contatti, se mi volete contattare, chiedermi qualsiasi cosa. Io sono qua tutto il giorno, quindi se avete anche domande. Adesso penso che siamo un po'... Allora, grazie Davide. Grazie. Sì, c'è una domanda, abbiamo spazio per una domanda perché siamo molto in ritardo, quindi inviterei a portare il microfono a il domandante. Arriva il microfono. Che tra l'altro è uno degli sponsor, vorrei dire. Ciao Marco Ditri, commento velocissimo. Sì. Il caso dove c'è Vari Origin è problematico per un altro motivo. Lì il caching è la gestione del caching è completamente sbagliata. Viene fatto caching di una pagina che è dipendente dall'header XUser e magari anche da altro. Quindi avrebbe dovuto esserci perlomeno anche Vari XUser. Questo, al di là dei problemi del course, causa tutta una serie di altri problemi di caching. Che è una cosa che mi irrita molto. Grazie. Assolutamente. Sì, e aggiungo un'altra cosa, che infatti questa problematica qui influisce su anche altre problematiche legate appunto al caching, quindi infatti tra l'altro le specifiche definiscono appunto, consigliano, suggeriscono di specificare l'header vari origin, però quella ti assicuro che è una casistica che è successa, però assolutamente concordo anche sul fatto che non è solo questo il problema, ma ce ne possono essere anche altri, che ovviamente non abbiamo tempo di parlare. Posso?